Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo del B27, ovvero il piano 27 della torre Brutal. Uno stage che devo dire è vissuto letteralmente al cardiopalma, perché ho praticamente costruito un team che praticamente lo chiude al millesimo di secondo, per così dire. Lo vedrete poi all'interno della run, che comunque sarà commentata. Anche questa battaglia sarà prevalentemente svolta in auto. Ci saranno ovviamente degli interventi da parte mia, ma semplicemente per ottimizzare diciamo tutto il setup, e vi spiegherò anche il perché. Il mio party è questo. Dopo diversi tentativi e diverse vittorie mancate per un soffio, con questo team sono riuscito effettivamente a creare un qualcosa di meglio. Infatti, come potete vedere, abbiamo praticamente Sephiroth, Matt e Cloud, rispettivamente i due DPS, in questo caso acqua, che sono Sephiroth e Cloud. Matt, che invece mi fa da supporto per cure e ovviamente anche buff difensivo grazie alla centipede. E poi invece i debuffer dell'attacco fisico sono sempre Cloud e Sephiroth. Per quanto riguarda Sephiroth, ovviamente setup acqua fisica, perché comunque sia la sua arma effettua danni fisici, e come seconda arma ho messo invece la Northern Lights. Northern Lights perché riduce addirittura l'attacco fisico di 3 tacche già ad OB6. Ultimate Weapon ovviamente per incrementare le stats e per permettermi di fare più danni, soprattutto con la Summon, dato che comunque io non ho la Summon di livello 10, che in questo caso mi avrebbe aiutato non poco. Lo ammetto, devo livellare le summon perché mi rendo conto che stanno diventando effettivamente quasi indispensabili all'interno del gioco, e quindi dovrò armarmi di pazienza e farmarle. E tutte le materie invece che mi aumentano la difesa fisica. Infatti, come potete notare, 12.000 HP, 4.752 di attacco e 188 di difesa fisica. Qui il range minimo che io vi consiglio di raggiungere con la difesa fisica è di almeno 180. E ci riuscite, o comunque poco sotto se riuscite comunque a debuffare il gigante a meno 3, anche meno 2, va bene 180-170 forse di difesa, però con un buon numero di HP, almeno 11-12.000 HP. Per quanto riguarda le abilità, ho l'attacco fisico al massimo, l'abilità fisica al 5 e il boost acqua di meno. Forse molti non lo sanno, ma ve lo dico appunto qua all'interno di questo video: se il vostro boost water non raggiunge comunque dei livelli, diciamo più o meno a livello 8 o anche livello 9, quindi dove abbiamo appunto un incremento del danno quasi doppio, la cosa che consiglio prevalentemente di fare è aumentare l'abilità fisica al posto del boost elementale. Questo perché? Perché ovviamente il vostro attacco fisico comunque sia si regge sulle spalle del boost ability fisica, e la boost ability fisica già a livello 5, per non parlare addirittura degli altri livelli, arriva fino a un massimo già di livello 80, solo a livello 7. Mentre invece se noi andiamo a guardare il boost di livello acqua, abbiamo sì l'85%, però consideratelo sempre in funzione del vostro attacco fisico. Quindi se voi avete un buon attacco fisico, allora va bene, spingere sull'elemento è la cosa migliore. Se non avete invece comunque sia un buon boost elementale, perché tramite magari le vostre sub-weapon non riuscite ad avere un boost elementale di almeno livello 7, mettiamo livello 7-8, facciamo così, la cosa che vi consiglio io è quella di boostare il più possibile l'abilità fisica e poi successivamente l'elemento, in modo tale da avere comunque un po' di potenza di fuoco in più, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché tutto quanto gira in funzione dell'attacco, in quanto le nostre armi fanno danni con un moltiplicatore che si basa sempre sull'attacco, quindi più aumentate l'attacco e più danni farete a prescindere. E quindi in questo caso poi vabbè, Summon di Leviathan, tutte materie che aumentano la difesa fisica, e queste sono le mie sub weapon. Infatti ho messo la Ceremonial per aumentare attacco e abilità fisica, il fucile free to play di Lucia per aumentare HP e difesa fisica, e poi la Twinkling Star per aumentare HP e sempre abilità fisica.
Matt invece ha 11.700 HP con 172 di difesa e riesce comunque a sopravvivere semplicemente perché do comunque dei buff di difesa fisica e quindi bene o male riesce a rimanermi all'impiedi. Io vi consiglierei di andare almeno a 180 di difesa fisica e 12.000 HP se volete stare sicuri. Anche per lui tutte materie che aumentano la difesa fisica, solo che lui viene giocato con centipede e spada di gomma della gilda, quindi arma della gilda. Perché? Perché la spada di gomma della gilda annulla praticamente tutti i potenziamenti fisici di difesa, in questo caso, del nostro avversario. Quindi quando il nostro giant bufferà la difesa fisica, noi basta che facciamo un colpetto di questa, la portiamo a zero e si stunna. Quindi quello è un vantaggio incredibile, soprattutto per fare danni. Ultimate anche per lui, per delle cure di emergenza e per incrementarmi il boost healing, che a 3.400 è assolutamente valido. E come limite ho messo il Giant Wall nell'eventualità rimanessi corto di ATB e mi servisse comunque una difesa, una difesa repentina. Per quanto riguarda le sub-weapon, ho messo il collare di Red free to play della Hell House, che dà HP e difesa fisica, arma di Gilda, anche in questo caso i pugni di Barrett, che saranno sicuramente utili per Titano, in quanto danno difesa fisica all e resistenza terra, in questo caso, ma io li sfrutto per la difesa fisica all, e poi la Stream Saber, che praticamente mi permette di incrementare l'attacco fisico di tutti quanti i miei alleati. Cura singola messa comunque a disposizione perché potrebbe essere un ottimo vantaggio, e il vestito ovviamente da medico per incrementare le stats. Cloud invece è il secondo DPS, 12.900 HP, quasi 13.000, che vanno assolutamente bene, con 172 di difesa come Matt, quindi se Matt sopravvive a 11.000 HP, figuriamoci Cloud che ne ha quasi 13.000. 4.600 d'attacco con Maritime Sword OB7 e l'Iron Blade invece OB6, che mi consente di ridurre l'attacco fisico di 2 tacche. Quindi Cloud insieme a Sephiroth riducono l'attacco fisico di ben 5 tacche alla volta. E questa sarà una chiave fondamentale per annullare completamente i potenziamenti del nostro Iron Giant. Anche per lui tutte materie che aumentano la difesa fisica. E la limit invece livello 10, proprio perché mi serviva comunque avere qualche danno extra da concatenare insieme alla Summon. Anche per lui stesso discorso, in quanto non posso aumentare tanto l'abilità acqua, quindi ho messo tutte armi che mi aumentano attacco fisico e ability fisica, HP e ability fisica e poi HP difesa fisica. Infatti, come potete notare, l'attacco fisico è al massimo, l'abilità fisica purtroppo rimane al 4 e il boost water rimane al 4. Quindi diciamo che siamo quasi simili fondamentalmente a Sephiroth, solo che Sephiroth ha il boost ability al 5 e invece il boost water a 3. Quindi è andato, diciamo, abbiamo bilanciato praticamente il boost water con il boost dell'ability. Detto questo, non c'è altro da dire, direi che possiamo passare al combattimento, dove vi spiego appunto fase dopo fase quello che bisogna fare all'interno della battaglia. Eccoci qua con il combattimento. Allora, l'Iron Giant è una bella sfida, specialmente con questo team un po' risicato, è stata una bella sfida. Iniziamo subito col dire che, esatto, il Giant prende subito un buff permanente all'attacco fisico, quindi bisogna fare attenzione, e appena se ne ha la possibilità subito con Matt dare la difesa fisica, mentre invece Sephiroth e Cloud automaticamente abbasseranno a zero il suo attacco fisico. Con Cloud, per non sprecare ATB, faccio un attacco normale, mentre invece Sephiroth porta a meno 3 direttamente l'attacco del Giant. Perché questo? Perché altrimenti, se avessero attaccato Cloud e Sephiroth insieme, avrei sprecato praticamente dei danni, in quanto l'attacco può andare solo fino a meno 3 per ora. E a questo punto si va avanti facendo danni tramite Cloud e Sephiroth, e adesso, appena il Giant mette la difesa fisica, con Matt utilizziamo la spada di gomma per stunnarlo subito. Nel momento in cui viene stunnato, noi possiamo tranquillamente iniziare a fare qui ho fatto, diciamo, preventivamente la riduzione dell'attacco fisico, ma non c'era bisogno. Qui potevo continuare a fare danni perché ancora, appunto, come notate, il debuff era valido ed era ancora attivo. Quindi qui con Matt porto a più 3 la difesa fisica, con Cloud e con Sephiroth continuo a fare danni perché il debuff continua a rimanere attivo.
Fortunatamente non è scaduto proprio nel momento in cui stavo attaccando, e infatti riesco comunque a rimanere con una buona percentuale di HP con tutti. Con Matt automaticamente curo, Sephiroth in questo caso ha abbassato l'attacco fisico, mentre con Cloud invece cerco di non sprecare ATB e vado praticamente a fare il danno. Con Matt continuo ancora a curare, e nel momento in cui si carica la summon utilizzo l'ultimate di Sephiroth per guadagnare il buff di attacco fisico e magico che permettono alla mia summon di fare molti più danni. Aspetto che Sephiroth mette il debuff acqua a meno 3 e faccio entrambe le limit, sia Cloud che Sephiroth, così da prendere la percentuale in più, e come potete vedere Leviathan mi ha fatto quei bei 200k che ovviamente mi hanno dato una bella mano. Qui continuiamo tranquillamente a fare danno. Qui adesso il Giant ribuffa il suo attacco fisico. Io aspetto giusto un secondo, però purtroppo l'auto prende il sopravvento, perché in questo caso ho fatto subito togliere la difesa fisica proprio per stunnare il gigante durante la fase a sigilli. Durante la fase a sigilli ovviamente cerco in un certo senso di fare danni con gli altri, mentre invece con Matt utilizzo le ruin proprio per abbassare comunque i sigilli in totale. Se riuscite a fare tutto in maniera perfetta, lo riuscite a breccare prima che possa sferare il secondo attacco, e quindi potrete tranquillamente debuffare, come in questo caso Cloud più Sephiroth hanno fatto già doppio debuff combinato, e come potete vedere l'hanno riportato a meno 3. Cosa che in realtà non vi serve più di tanto, perché tanto il Giant ora si ribuffa. Ecco perché ho switchato in questo momento tra Cloud e Sephiroth per far fare danno, perché so che la TB potrebbe in un qualche modo essere sprecata. Qui invece rifaccio di nuovo la combinazione tra Cloud e Sephiroth. Avrei potuto utilizzare anche Matt, però ho preferito evitare, perché comunque sto andando bene, sono già quasi a metà HP durante la prima fase e mezzo, mettiamola così, quindi ho detto no, non c'è bisogno di strafare. Quindi qua con Sephiroth e Cloud porto tutto a zero, con Matt invece rinnovo il buff di difesa fisica, e con Sephiroth soltanto cerco di fare il danno da attacco fisico. Fortunatamente l'animazione in questo caso di Sephiroth è troppo lunga, quindi non ho sprecato ATB. Ho portato il Giant a meno 2, è sufficiente per farmi restare in vita, perché avevo la difesa fisica più 3, e quindi qua si ricomincia a picchiare. Ricominciamo a picchiare, cerco un attimo di sistemare la mia TB perché era messa un po' strana. Di nuovo il Giant che aumenta le difese, poppete, gliele togliamo tutte con il nostro Matt, e qui cominciamo ancora a fare danni proprio perché il Giant è comunque stunnato, e quindi abbiamo la possibilità di approfittarne e fare un po' di danni. Con Sephiroth e con Cloud lo porto di nuovo a zero, cercando ovviamente di non strafare ovviamente con l'ATB per una questione o per un'altra. Anche in questo caso di nuovo con Matt mi porto la difesa fisica, in questo caso purtroppo spreco ATB perché Matt perdo la difesa fisica. Con Sephiroth e Cloud ho attaccato contemporaneamente, quindi ho strafatto, l'ho già portato a meno 3, però uso la limit proprio come emergenza, e quindi mi porto a più 2 e cerco di sopravvivere all'attacco singolo. Sopravvivo all'attacco singolo, fortunatamente mi ha colpito Sephiroth, e questa è una cosa positiva perché mi ha permesso di ricaricare un po' più velocemente la limit. Quindi in questo caso che cosa facciamo? Aspetto Cloud, qui subisco il danno con Sephiroth, porto praticamente la resistenza acqua a meno 3 e utilizzo nuovamente l'ultimate per avere nuovamente il buff e tutti i potenziamenti. A questo punto di nuovo doppia limit, Cloud insieme a Sephiroth che mi consentono comunque di fare più danni grazie al potenziamento dell'ultimate, altri 200k belli puliti, con Matt ovviamente curo, e con Sephiroth e Cloud invece continuo ad attaccare. Sephiroth riabbassa l'attacco fisico, mentre invece adesso risistemo la TB ancora una volta tra Cloud e Sephiroth per evitare che si sprechi altra TB per debuffare. Quindi in questo momento adesso siamo praticamente nella zona finale. Questo è l'ultimo attacco che fa AOE, il nostro Giant. L'abbiamo portato già ad HP rossi, che è molto 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 buona.
Qui Matt purtroppo mi fa una cura singola e mi fa cagare un po' in mano, ma fortunatamente i debuff e i buff che avevo messo resistono e quindi riesco a rimanere in vita. A questo punto, ragazzi, siamo alla fine. Utilizzo l'ultimate per una cura tempestiva, utilizzo anche la centipede per ripristinare più HP possibile, ma qui ormai il combattimento è finito. Da questo momento in poi il nostro Iron Giant inizierà ad attaccare singolarmente i nostri alleati, facendo l'attacco praticamente spacca cervelli, per chi se lo ricorda da Final Fantasy 9. E facendo l'attacco appunto spacca cervelli, qui la situazione è particolare, quindi qui bisogna rushare. Qui ormai difese non serve più niente, qui l'unica cosa che dobbiamo fare è rushare. Quindi il primo che fa fuori è Matt. Tra l'altro i criteri con il quale inizia ad attaccare il Giant sono difesa fisica e HP, quindi chi ha più difesa fisica viene attaccato per ultimo, però chi ha meno, cioè nel senso chi ha meno HP viene attaccato per primo. Infatti in questo caso Matt è stato quello attaccato per primo, fortunatamente. Quindi Cloud e Sephiroth possono continuare a fare danni. Cloud ha preso la limit, quindi in questo caso di nuovo combinazione di doppia limit Cloud insieme anche a Leviathan. Ecco perché vi ho detto che se avessi avuto Leviathan di livello più alto sarebbe stato molto più semplice, perché mi sarei risparmiato questo finale al cardiopalma. Quindi Cloud effettua praticamente l'ultimo attacco, perché poi non ne potrà fare più. Viene attaccato Cloud e sono praticamente in dirittura d'arrivo. Qui ormai il Giant è praticamente morto, deve caricare ancora l'ultimo attacco, quindi io riesco abbastanza tranquillamente a fare i danni finali. Qua come potete vedere il Giant era rimasto ancora con uno sputo, qui ero un po' indeciso sul da farsi, ho detto va bene, tempo ancora ce n'è, posso fare un altro attacco acqua. Quando non l'ho visto morire dopo questo attacco ho detto no, non ci posso credere, e allora ho detto o ruin o morte, e fortunatamente la ruin è bastata per riuscire a buttare giù il Giant. Detto questo, ovviamente non c'è altro da dire, è stata una battaglia abbastanza interessante, bella al cardiopalma, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima.